Bene, eccoci qua, benvenuti amici. Quest'oggi mi è venuto a trovare davvero un caro amico, un ospite eccezionale, Cesare Raschel. Ciao Massimo, ciao a tutti. Ciao, ciao. Allora Cesare, che dici? Insomma, tu ti diletti in cucina? Guarda, in realtà mi vengono anche delle cose carine, se non fosse che non lo faccio mai. Sì. Lo faccio molto raramente, però quando lo faccio vengono delle cose anche soddisfacenti, quindi non disdegno sì. unire delle cose anche un po' particolari, vedere cosa c'è nel frigo e buttare tutto dentro e fare così degli smorgasbord, come si dice. Fantastico, in insomma, così tra amici. Sì. Ecco, questo oggi vedremo come se la caveranno due uomini in cucina. Due musicisti, tra due l'altro, musicisti, ecco, esatto, per cui esatto. la musica un po' ci mette d'accordo, anche certo, quella richiede certo. una certa armonia. Sì, sì. Bene, allora che dici, vogliamo già prepararci? Ma direi di sì, anche perché vedendo tutte queste cose inizia a venire fame. Certo, 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 è un pretesto per fare anche due chiacchiere, no? Esattamente, un po' l'idea della tua ricetta, che si intitola la tua ricetta Penne alla Raschel, penne, cioè, che alla mi pare una definizione semplice, che giusto. Poi in realtà sono le tradizionali pennette al salmone. Benissimo. Tu sai che io ho speso 10 anni della mia vita negli Stati Uniti, sì. Dove mi sono laureato appunto in musica, e con queste pennette io ho spopolato, perché sai, è una cosa molto veloce, molto semplice, però. Che però quando poi la metti in bocca fa la differenza, certo, certo, specialmente certo. in America, dove avevo amici alle mie feste, c'erano amici un pochino da tutto il mondo, sì, sì. Dal Giappone appunto agli americani, dalla Germania al Sud America, quindi tante culture diverse che venivano insieme, un pretesto per fare appunto una cosa veloce tra una gemmata e certo. una suonata, veniva fame verso le 3-4 del mattino, che si fa? Pennette alla Raschel, fantastico. Allora dai, procediamo pure. Io direi che sento già l'acqua che bolle e a questo punto vediamo un po', perché wow, sì. l'avevo già accesa prima sì, di, sì. di partire. Allora guarda, magari l'abbassiamo un pochino. Abbassiamola un pochino. Se no è capace, aspetta che sì. bisogna sì, capire. Sì. Ecco qua. Perfetto. Che tra l'altro è velocissimo, io non velocissimo. Avevo mai usato queste, sì, sì, queste sì, cose. Sì. A me piace la fiamma, io sono sì. ferro, fuoco, musica. Sì, insomma. Vabbè, diciamo che qui per motivi anche di studio. Certamente, certamente. Però guarda, mi ha sorpreso, perché cioè, l'abbiamo sì, accesa sì. che 5 minuti fa? 5 minuti fa, una cucina tecnologica, però questa ecco, dove cercheremo appunto di dare il massimo in cucina. Sì. Allora guarda, questa è una Dai. Cosa molto semplice che è perfetta per noi maschietti sì. e noi musicisti. Benissimo. Perché bene o male tu ti compri il salmone affumicato, eccolo qua, che è il protagonista sì. del nostro piatto, e questo dura pure in frigo. Nel senso che non è che una di quelle cose che tu compri e te la devi mangiare uh-huh. entro 2-3 giorni, e quindi ti si mantiene, sta lì, sta tranquillo, tutto bello affumicato Benissimo. Con la sua plastichina, Ottimo. E c'è quello lì. Un po' di panna. Panna che fa l'amalgama, cioè è un po' barare la panna, perché la panna sì, è buona su tutto, tanto quindi, non so, insomma Cracco non penso che ci dirà niente. No Cracco neanche ci vede, non se la prende. E le pennette, perché se no non si chiamerebbe pennetta alla Raschel, ma si chiamerebbe spaghetto alla Raschel, qualcos'altro. Quindi pennetta, e poi c'è un additivo segreto, quello che l'ha portato, questa è della mia riserva personale, sì, vero? Sì, sì, sì. E vodka un al, po' di vodka al peperoncino. Questo è il peperoncino, esattamente, che poi non è piccante, però insomma dà quell'aroma un po' particolare. Facciamo gli internazionali, je ne sais quoi. Ah sì, infatti ora capisco perché in America insomma è spopolato, perché anche insomma con questi ingredienti metti un po', poi consideri l'ora, consideri che sei comunque uno studente universitario in giro per il mondo, e poi insomma un po' di burro e le varie cose quello che abbiamo che tutti serve. In cucina normalmente, quindi è un piatto sì. veramente semplice, veloce, uh-huh. che direi di iniziare con la cosa numero uno, sì. rimboccarsi le maniche. Ah, io già l'ho fatto, guarda, vedi? L'ho fatto mentre parlavo con te. E a tagliuzzare il salmone. Ok, perfetto. Quindi possiamo partire con quello. Benissimo. Allora, il salmone lo possiamo tagliuzzare qua, mi sembra che questo sia
perfetto proprio per il salmone. Questo al momento non credo che ci servirà, magari. No, a meno che non ci vogliamo prendere esatto, oppure lo vogliamo usare a mo' di racchettone. Esatto. Allora, premetto qua che le mani ce le siamo lavate prima. Sì, certo. Ci serve magari una forchettina, che perfetto, vedo che siamo preparatissimi qua. Sì, sì, non prendiamo, ci manca niente, il nostro tutto salmone e ce lo mettiamo sul tagliere. Bene. Poi dimmi tu quando mettere la pasta, che quella allora ci metterà un po' a bollire, immagino una decina di minuti. Sì, no, ma quella già bolliva. Quindi iniziamo con lo sbrinzare un pochino questo salmone. Wow. Come vedi, io faccio le striscioline. Sì, sì, sì. Fai delle striscioline che poi quelle un po' si infilano dentro alla pennetta, un po' gli si arrotolano intorno. Non ce ne andiamo a mettere una striscia, ogni pennetta mettiamo una strisciolina dentro. Tipo di liso, una formichina, no. Che fantastico, che è un ricordo meraviglioso questo di Cabaret. Sì, sì, sì. E quindi anche un po' così alla buona, perché tu devi considerare che queste cose, un po' come stiamo facendo noi, le fai mentre chiacchieri, certo, certo, mentre parli con gli amici, mentre dici a qualcuno di non distruggerti casa, perché sai, tra studenti. Quindi si fa un po' una sbrinzatina di salmone, direi di metterne, ma mettiamolo tutto, quanto ce n'abbiamo qua di pasta? Ma sarà guarda, mezzo ne chilo? Facciamo per tutta la truppa. Per tutta la truppa, sì, esatto, infatti. Poi noi siamo abituati a cucinare anche un po' per le band, quando si va in giro certo, con i musicisti, quindi ne facciamo sempre un po' di più, perché poi noi musicisti si sa che per carburare, per andare sul palco, abbiamo bisogno di mangiare prima, certo, e dopo. Giusto. Guarda, io come probabilmente anche tu, prima cerco sempre di evitare, sì, e quindi sì, di stare un po' più leggeri, ovviamente. Certo, sì. Eh sì, e quindi dopo ce ne vuole il doppio. Dopo ce ne vuole. Poi, qui in Italia è un po' un'eresia forse, però in America, dove non sono così meticolosi come noi, questa è una pasta che il giorno dopo è una bomba, perché si tira dentro tutto il sapore, certo, di salmone, e quindi diventa ancora più buona, un po' scotta, ovviamente, però. E poi in America si mangia un po' scotta la pasta, sì, vero? Loro sì, non sì, hanno sì, 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 la nostra o troppo poco di mangiarla al dente. Sì, no, sì, a volte vai, perché una volta che hanno scoperto la parola al dente, al dente, certo, oh, yeah, come io ero cheesery. E quindi dopo un paio di mesi che mi ero rotto le scatole di sentirmi chiamare Cheesery, perché sembra anche un formaggio, no? Cheesery! Cheesery! Hello Mr. Ranucci! Oh, Cheesery, come here! E allora ho iniziato a farmi chiamare Chaz. Ah sì, certo. Che funziona. Perfetto. E quindi tutti quanti mi chiamavano Chaz, continuano a chiamarmi gli amici americani Chaz. Come vedi, non è che sono meticolosissimo nella no, mia però, sbrenzatura. No, però stai andando bene. Io sarei molto meno meticolosissimo di te. Davvero. Quindi giusto. Vedo che insomma. Vedi, quindi una volta che noi abbiamo sbrinzato questo, sì, possiamo passare a una cipollina. Ah, la cipollina. Ce l'abbiamo, una cipollina. Bene, magia. Plin. Dov'è la cipollina? Eccola. No, ma qui non ci manca nulla. Ecco la cipolla. Questa ovviamente va tutta, insomma, certo, lavorata. Ecco qua, guarda, sono armato. E alzo le mani. Anche questa, sai, si può, specialmente dipende chi hai davanti, no? Se, certo, se vuoi fare il figo con le tipe, magari con le fai commuovere con la cipolla. Un po' da un lato commuovere e dall'altro puoi intraprendere tutta la conversazione per far vedere che sei erudito, che non sei, no, un musicista di quelli un po' così, diciamo, da gemma. Inizi a parlare della cipolla di Hegel, tutta la filosofia della wow, una cosa dentro l'altra, tutti i sentimenti, sì, eccetera. Hai citato Hegel. Ho citato Hegel. Fenomenologia, capito? In una frase dello di senso compiuto. Beh, ragazzi, è fantastico. Anche in cucina c'è la filosofia, alta filosofia. Alta filosofia, però sì. La cucina, diciamo, poi, è media questa. Insomma, poi dipende da chi hai davanti.
da chi hai davanti, se trovi la persona che è esperta di queste cose, magari ti coglie in flagrante. Prego. E che poi più in profondità non vai. Però insomma, ci fa una bella figura. E parli di Hegel. Chiaro, se trovi proprio quella laureata in filosofia, allora lì. Però lì hai altri problemi, perché capito, ti psicolizza tutto il tempo. No, quelli sono altri problemi che è sempre meglio sfuggire. Sì. Quindi. Detto questo, io ho il mio metodo per la cipolla. Vedo, infatti sto seguendo, perché poi ognuno ha il suo metodo. Certo. Cioè, è una scuola. Allora, tu fai pensiero. Un po' come quei very satisfying videos su YouTube, no? Yes, of course. Che vedi che c'hanno quelle cose. Guarda, tra 30 secondi, no, anche meno, ci abbiamo quasi finito, senza tagliarsi un dito, specialmente per noi musicisti. Sì, che servono anche. Che servono. Praticamente tu gli fai tutti questi poi? E poi quando tu inizi a fare così, vedi? Guarda che robetta che c'è fuori. Fantastico! Certo. Poi non dobbiamo proprio usarla tutta sta cipolla, no, perché diventa, perché se no poi dopo una fiatella anche, che sì, insomma non è, insomma, non voglio è il dire, caso. Diciamo che nel caso poi. Quindi diciamo che già questo quantitativo di cipolla secondo me può bastare. Sufficiente, sì. No? Va bene, per insaporire. Ecco qua, lasciamo il resto benissimo, della nostra cipolla lì. Benissimo, lasciamola qua. Ale, sì. Quindi dobbiamo accendere un altro fornello. Prego, sì. Allora, io direi che di prendere forse questo qui sopra. Ottimo. Ale, mettiamo benissimo a palla, perché io sono tutto per fare tutto un po' a palla. Mi sembra giusto. Vai con l'olio. Ci mettiamo appunto l'olio, che quello mi passi qua, tu, grazie. Lo passo. L'olio. E di solito quando arriva una certa ora di notte inizia a non essere più così, diciamo, concern, come si dice, preoccupato con la linea, eccetera, e quindi di olio magari abbondi un pochino. Abbondiamo, no? Sì, ma sì. Allora, senti, mentre tu vai a sistemare la cipolla e soprattutto il salmone nella padella con l'olio, io chiamo la pubblicità. Benissimo! Beh, nel frattempo la cipolla sta sfrigolando, no? Io allora c'è un termine, se vuoi fare sempre bella figura, no? Perché io me ne sono parati tre di termini, mica di più. Perché sai, show business, Si fa sudare la cipolla. Capito? La cipolla deve sudare e non si deve bruciare. No, perché esatto, poi quando ci mettiamo la panna non è bello vedere le robe bruciacchiate, certo, la panna certo, bianca, giusto, rosa, giusto, eccetera. Ha sudato abbastanza la cipolla? E sta sudando, sta facendo il suo. Aggiungo un pezzettino di burro. Sì. Perché il burro rende tutto più buono. Sì. E beh, certo, sì, è vero. Poi abbiamo detto prima che non pensiamo un granché alla dieta, ma questa è una ricetta che puoi fare anche con molto meno olio, senza burro, perché comunque c'è il salmone che ha grande sapore. Certo, però... sì. Io già comincio a sentire a me questo profumo già di cipolla e burro, non so, appena ci hai messo il burro si è sentito subito una roba. Poi il soffritto alla fine, sì. Cioè già basta quello, alla fine si potrebbe mangiare anche solo soffritto. Oh. Beh, diciamo che ci vuole anche un po' di sostanza. Sì, anche quindi... tu hai ragione, e quindi procediamo con mettere la sostanza, che dici? Assolutamente sì. Quindi prendiamo il nostro salmone. Io guardo perché mi piace imparare, perché poi alla fine questo è il motivo per cui invito gli amici in cucina, così ecco, io imparo, loro cucinano e poi magari... Certo che il maestro lo potevi scegliere meglio, però, Beh, guarda, tu sei sicuramente un maestro comunque anche soprattutto nella musica, nella composizione, nel canto, devo dire, e insomma anche polistrumentista, insomma so che suoni la chitarra, il piano. Guarda, la chitarra sto imparando adesso, perché io l'ho sempre strimpellata, sai, la chitarra è anche uno strumento apparentemente semplice, no? Sì. Apparentemente sì, effettivamente sì, va bene per strimpellare. Diciamo che sì, dà più soddisfazione prima rispetto a un pianoforte, cioè, per dire, che prima che fai qualcosa di decente passano già 3 anni. Con la chitarra, bene o male, impari 3-4 accordi e già canti metà del catalogo pop mondiale. Ah, no? È vero, sì, è vero, sì, bastano quei 3-4 accordi e vai. Sì, sì.
E invece adesso mi sto mettendo di buzzo buono, sto facendo le scale, sto facendo le diteggiature come si deve, sì. Infatti sto sviluppando i calletti sulle dita. Vedevo, sì. Quindi sto lavorando sul cercare di migliorare me stesso anche su quel fronte là. E suoni anche la batteria, se non sbaglio, perché io come amante della batteria, è uno strumento che io amo, mi piace suonarlo, eccetera, anche te sei batterista. Diciamo che io gli strumenti li suono un pochino tutti, esagero forse, li strimpello un sì, po' tutti un po'... perché un buon arrangiatore, un buon maestro d'orchestra comunque deve sapere come funzionano gli strumenti. Un po' come gli ingredienti in cucina, giustamente. Bravissimo, no? Devi assaggiare. Sì, sì. Certo. Infatti la regola numero uno è assaggiare. Non ha senso che porti una pasta o un piatto sciapo perché non l'hai assaggiato. Io intanto sai che farei? Butto la pasta. Vai, butta la pasta, così quella si cuoce. Nel frattempo questa qui si cuoce. E magari qualcuno ci mette il timer. Il sale tu lo metti prima o dopo? Lo metto prima. Allora mettiamo prima. Dobbiamo mettere il sale che non sì, c'è. Allora, il sale regolati tu perché... Allora io a casa c'ho il tappo di questo che è perfetto. Per me, qui mi regolo andiamo un po' così, quindi speriamo di farla giusta, però come dicevo, poi assaggiamo, nel caso aggiungiamo. Nel caso aggiungiamo. Prego maestro. Vado tutto giù. Insomma, voglio dire, come musicista, come batterista, hai comunque ripreso anche un po' una tradizione di famiglia, se posso. Papà ha iniziato proprio con la batteria, esattamente, suonava, metteva i pantaloni del padre della domenica, e andava a suonare nella Balere quando aveva 14 anni, pensa te. Sì. E iniziò proprio con la batteria. Nel frattempo il nostro salmone qui... Sì, lo vedo. Vedi che ha cambiato colore, non è più rosa, ma è il colore del salmone cotto, che è un rosa pallido, sì, diciamo. Sì. E quindi possiamo aggiungere... L'additivo segreto, che è un po' di vodka, che insomma... fa anche la sua la sua scena. Vai. Perché se ci dice bene, certo questo è un forno a induzione. Sì, però certo, ci vorrebbe la fiamma. E tu dici che ci possiamo provare? Oh, io ci proverei. Attenzione. No. No, purtroppo perché quando tu fai così tra gli spruzzetti di olio, che anche quello è un combustibile meraviglioso, e la vodka fa una fiamma flambé, diciamo, sarebbe proprio gente di spettacolo, fai la scena, è un ragazzo chiaro, sì, come gli spettacoli, esatto. Tipo con il... poi in America scatta l'allarme antincendio, aprono i rubinetti, tutti bagnati, vabbè, e fa un rumor, un po' di cose. Va bene. Ecco qua. E questa è un'ottima ricetta, appunto. Poi sai che io vado sempre a New York, certo, a fare le mie cose lì. Come no? Tra l'altro devo dire che tu sei il direttore artistico del Festival della Canzone Italiana di New York. Esattamente. Dove io sono stato qualche anno fa. Sei stato l'attrazione principale qualche anno fa. Sì, tu, è stato bellissimo, è veramente una manifestazione eccezionale e che poi viene trasmessa anche qua in Italia. In Mondovisione. In Mondovisione, Rai Italia, su Rai Italia, condotto normalmente da Monica Marangoni. Certo, che anche lei è una cara amica. Che è una cara amica. E quest'anno verrà presentato da Carlo Conti e da Pieraccioni. Quindi una grande manifestazione che dirigo insieme a Beppe Stanco, che Beppe, è il nostro comune amico. Certo, un comune amico, chitarrista. Chitarrista, fantastico produttore. Compositore, produttore. Ormai definisco come il mio fratellino, che tra l'altro è appena uscito con un nuovo singolo che abbiamo prodotto insieme, che si chiama Vivere, ed sì, è proprio un inno alla vita, specialmente in questo momento non proprio sorridente della vita del nostro pianeta, oserei dire. Diciamo che insomma abbiamo avuto tempi migliori, sì. Ecco, allora io mi accingo ad aggiungere la panna, perché per fare appunto una bella cremina di tonno. E quindi quest'anno il New York canta, come un pochino tutte le attività teatrali, deve aspettare. Certo. Noi abbiamo già fatto la selezione, quest'anno nonostante il Covid abbiamo sentito quasi 500 artisti, rendendoci conto sia Beppe che io che la qualità della musica italiana negli ultimi 2-3 anni ha fatto un salto. Sì. Guarda, adesso siamo vero, al passo, sì,
siamo al passo con la musica internazionale. Sì, assolutamente sì. Le nostre produzioni non hanno più nulla da invidiare ai colleghi britannici, sì, americani, sì, francesi. Sì, sì. Sul suono siamo veramente sì, cresciuti anche molto. Anche i contenuti, guardi, i ragazzi, anche contenuti, i ragazzi oggi sono molto, molto più a fuoco. Sì, è vero. Selezionare i 10 ragazzi che noi porteremo in America, quando sarà possibile, è stato veramente difficile. Questo è il terzo anno. Il primo anno eravamo in giuria, Beppe e io, ed è lì che ci siamo conosciuti a New York. E questo è il secondo anno che gestiamo tutta la selezione del talent di questa manifestazione. Uh-huh. E devo dire che diventa sempre difficile ridurre a 10 la quantità enorme di talento che il nostro paese offre. Purtroppo ci sono pochi spazi per promuovere questo grande talento, perché diciamo che la televisione, che è lo strumento più importante per diffondersi, riserva pochi spazi a chi si produce da solo. Lascia stare i talent, che quella è tutta un'altra macchina. Beh, è un'altra cosa, sì. È proprio un'altra cosa. Vero. Proprio a livello di promozione, una volta mi ricordo che c'erano vari programmi tipo CD Live, Compagnia Bella. Sì, oggi invece, Top of the Pops. Bravissimo. Cioè, sono cose che... Lo stesso Festival Bar, che comunque dava uno spazio alla musica. Dava, oh, ma anche tu da ragazzino ti facevi le cassette del Festival Bar. Ma scherzi, facevo le compilation, sì sì, è vero. Poi devo dire una cosa, che quando abbiamo iniziato, cioè quando ho iniziato io da ragazzino, quando abbiamo iniziato noi, c'era meno competizione, adesso ce n'è molta di più, sì. Però è aumentato anche il livello, perché certo, i ragazzi oggi sì, cantano tutti e suonano da paura, sì, già se li vedi. Che poi guarda, non so se hai anche tu trovato questa cosa, ormai il cantar bene è diventato veramente l'ultimo passo, sì, l'ultima vero, necessità. Oggi sì, devi, sì, devi avere veramente un concept efficace, cioè prima devi toccare la gente con il testo, l'immagine, cioè oggi non è più come una volta dove c'avevi il personaggio, sì, diciamo, da palco e poi la persona, esatto, ormai è tutto fuso in un'unica cosa e questo comunque secondo me aiuta con la veridicità dell'artista. Adesso senza ustionarsi troppo, uh-huh, io azzarderei l'assaggio, facendo anche casino su questa meravigliosa superficie di cottura. Una cucina di uomini, insomma. Deve essere un po' incasinata, cosa che continua ad essere, vedi? Com'è? Wow! Buono? La paura! Guarda, secondo me di sale è giusta. Benissimo! Allora, io intanto... Ci siamo? Vado a scolare la pasta. Bene. Sono curioso di sapere che tipo di vino potrebbe andare per questo tipo di pasta, le pennette alla Raschel, appunto. Ecco, la pasta ben guarda, scolata. Io di vino, per esempio, me ne intendo veramente poco. E chiediamo il consiglio al nostro amico sommelier. Siamo a cavallo, allora. Che organizzazione. Vai, vai, la pasta è scolata. Vai, vai. Che faccio, butto? Butta dentro. Butto. Ale, adesso facciamo mantecare, no? Manteghiamo un pochino. Infatti io questa, a un certo punto, sì, l'ho spenta perché era... Se no rischiavamo di asciugare troppo la panna. Certo, certo. E un'altra cosa che normalmente faccio, ma questo non è il caso perché non ce n'è bisogno, perché sono stato un po' più attento del normale. Sai, ci sono le telecamere. Vabbè, sai com'è. è aggiungere un po' di latte. Se vedi che inizia a certo, tirare troppo, basta che aggiungi un pochino di latte. E perfetto, e si allunga un po'. E si allunga. Però direi che è perfetta, io la vedo, secondo me non c'è neanche bisogno. No, infatti non ce n'è bisogno sto giro, anzi sì, 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 io la toglierei anche dal fuoco. Vai. E la proclamerei pronta. Pronta, allora vado a prendere i piatti. Yes, please. E impiattiamo, così facciamo anche un brindisi al nostro istituto del cuore che è il Nuovo Emaie. Assolutamente, assolutamente. Del quale facciamo parte entrambe. Sì. Vai. Impiattiamo. E quindi salutiamo tutti i nostri colleghi. Tutti i nostri amici colleghi del Nuovo Imaie. Del Nuovo Imaie, e musicisti e attori. Andate a vedere che cos'è, perché esatto, è una gran cosa. Adesso non vogliamo proprio fare, certo, come la chiamano alla Zanzara, una marchetta. Ma però... anche perché lasciamole un pochino, che magari qualcuno poi dopo vuole approfittarne. E purtroppo, ecco, diciamo, ci inviterete un po', perché noi siamo pronti con questo piatto buonissimo che andremo a gustare insieme a un boccalice di vino. Perché no? Prego, prego.
È un piatto facile da preparare, però abbastanza saporito. Due opzioni: un gavi di gavi da uve cortese o, se ci vogliamo spostare in Sardegna, un bel vermentino di Sardegna. Beh, allora che facciamo? A questo punto io direi di assaggiare. Vediamo che cosa ho combinato. Vediamo un po' che cosa. Però poi con sforzo minimo. E lo credo bene che direi. Hai conquistato l'America. Hai capito? Eh sì, anzi io ne do un altro boccone. Grande. Io direi di fare un brindisi a noi, alla musica. Alla musica, alla nostra categoria. E al massimo in cucina che quest'oggi anche siamo riusciti a dare con il tuo piatto. Grazie Cesare. Grazie a te Massimo e cin cin.